Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Il video di oggi è una review del nuovo fondotinta Revital Essence Skin Glow di Shiseido. È un fondotinta che ho qui con me da diverse settimane, ma che ho voluto testare bene e in modo approfondito per darvi una review, insomma, come al solito, come cerco di fare sempre, più completa possibile. E niente, spero che il video possa piacervi, possa esservi utile e che possiate trovare degli spunti interessanti. Io, se fossi in voi, se fossi in voi, poi fate come volete, lo guarderei fino alla fine perché ho delle considerazioni molto importanti da fare su questo fondotinta e non vi dico altro. Vi lascio il video, spero vi piaccia e prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando qui sotto l'info box e di venirmi a trovare anche su Instagram. Eccolo qui, Revital Essence Skin Glow, protagonista del video di oggi e ultimo fondotinta uscito in casa Shiseido. Quando è uscito questo fondotinta, ho visto le prime immagini, la cartella stampa, insomma, ho visto le prime, i primi dettagli, le prime informazioni. Nonostante un packaging, un'estetica che non mi piace per niente, io odio le forme sfondate. In più, sto coso mi sembra un dildo. Scusate, ma mi sembra un dildo. Anyway, nonostante non mi ispirasse dal punto di vista estetico, nonostante io non abbia un particolare amore nei confronti di Shiseido, perché è un brand del quale ho provato davvero molto poco, c'è stato qualcosa tra me e lui. Io ho sentito di dover provare questo fondotinta, ho sentito che secondo me sarebbe stato meritevole e nel video di oggi vi racconto ovviamente che cosa ne penso. Io ho acquistato la tonalità 340 Oak, che ha un sottotono golden olive, quindi dorato olivastro. Ho fatto shade match di questo prodotto online su Google, come faccio sempre quando compro un fondotinta alla cieca. Vado, lo sapete perché ve ne ho già parlato mille volte, ho dedicato anche un video a questo argomento, ve lo linko qua. Vado essenzialmente sul sito sephora.com perché ci si trova qualunque tipo di prodotto e ad ogni colorazione è sempre indicata la descrizione corrispondente, quindi light, light to medium, fair, deep, tan, con sottotono neutral, peach, warm, golden, insomma, dicono veramente tutto, quindi veramente diventa molto più semplice scegliere. Quindi ho fatto shade match così, colorazione per me perfetta 3 settimane fa quando ho comprato questo fondotinta. L'ho acquistato sul sito di Look Fantastic e vi segnalo che lui, assieme a tantissimi altri prodotti, possono essere acquistati col mio codice sconto GiovannaLF, ve lo metto qua sotto, è valido sempre. Io l'ho utilizzato per prendere questo signorino qui. E tra l'altro, questo è uno spoiler, ho anche un'altra tonalità di questo fondotinta. Tinta nella colorazione Alder, che è il 230, se non ricordo male, ma ve lo scrivo qua sotto nell'info box, che ho ordinato proprio oggi e che mi dovrebbe arrivare a breve, sempre su Look Fantastic. Ho preso un'altra tonalità più chiara per l'inverno. Quindi questo già vi fa capire che cosa penso di questo fondotinta. Il packaging è di vetro con questo strano tappo bianco, l'interno e il pump sono rossi. Questa è la confezione esterna sulla quale si legge una piccola descrizione del prodotto. Un fondotinta con i benefici dello skincare. Non mi piace dello, preferisco della skincare, ma un altro dettaglio. Che dona un meraviglioso finish radioso potenziato da Fermented Kefir Plus e niacinamide. Questo fondotinta contiene ingredienti che hanno lo stesso livello di efficacia di un siero Shiseido. In una sola settimana la pelle risulta visibilmente più uniforme, idratata, levigata, media coprenza, finish luminoso, aspetto più sano, 12 ore di tenuta, 24 ore di idratazione, un sacco di belle cose. Lo erogo sul dorso della mano, lo applichiamo sul viso e finché lo applico vi racconto un po' di questo prodotto. Allora, questo è un pump di prodotto, vedete questo bel tono olivastro? Vedete che è un fondotinta caldo, ma la vedete la punta verde? Quando ho visto il colore ho detto subito grazie Shiseido. Formula, come potete vedere, piuttosto liquida e molto sottile perché è colato giù praticamente a picco. Utilizzo soltanto il primo pump per applicare, così vedete un po' come quanto si riesce a spalmare il prodotto. Uso questo pennello di Charlotte Tilbury, questo è l'Hollywood Complexion Brush. Lo vado a prendere e lo vado ad applicare sul viso. Il colore è stupendo, bellissimo, meraviglioso, meraviglioso.
In questo momento sono ancora un po' abbronzata, ma è allora, non dico che sia scuro, perché non è scuro, però diciamo che mi scalda un pochettino l'incarnato, ok? Per quello ho comprato una tonalità più chiara, prima che andasse sold out, per poterlo utilizzare anche nelle settimane a venire, quando perderò inevitabilmente l'abbronzatura. Ok, adesso prendo un altro pump e lo applichiamo di là, perché come vedete un pump intero va bene per metà viso. Quindi è un prodotto del quale si usano un paio di pump, ma essendo così leggero e sottile ci sta, voglio dire. Si sfuma, si stende sul viso in 2 secondi. Veramente è uno di quei fondotinta che applichi anche la mattina da rimbambito, assonnato, senza pensarci troppo, che non richiede pennelli particolari, che non richiede accorgimenti particolari, di essere sfumato con attenzione. È veramente un prodotto molto semplice e veloce da utilizzare. Il finish, come potete vedere, è un bellissimo, bellissimo finish luminoso, quasi glossy, e ha una coprenza che qui dicono media. Secondo me questa è una coprenza medio-bassa, se non proprio bassa. Non trovo che sia un fondotinta particolarmente adatto ad essere stratificato, perché essendo molto luminoso, trovo che sia un fondotinta che va comunque tirato bene, perché se ne metti troppo in superficie l'effetto luminoso tende a essere un po' too much, quindi non trovo che sia un fondotinta stratificabile, però questo dipende insomma da voi. Se ne metti un po' di più nelle aree dove hai qualche discromia, chiaro che hai un po' di coprenza in più, però sono anche aree dove poi si concentra più luminosità, che tende con uno strato troppo spesso di prodotto a diventare lucidità e non più luminosità. Non so se mi sono spiegata. La cosa bellissima di questo fondotinta, oltre che si applica veramente in 2 secondi così, e oltre ad avere questo finish luminoso stupendo, e oltre ad avere questa coprenza leggera stupenda, ma quelli sono miei gusti personali, c'è cioè chi preferisce coprenza media, chi la preferisce alta, chi vuole un finish semi matte. Questo fondotinta incarna coprenza e peso e finish che piacciono a me. La cosa bella è che è un fondotinta che non si vede sulla pelle, cioè è totalmente invisibile, nonostante non siamo ancora in pienissimo inverno, chiaramente, quindi non è ci siano ancora 2 gradi. Ho comunque qualche area arida attorno al naso e alla bocca, ho già qualche area arida, e questo fondotinta non me l'ha mai enfatizzata assolutamente, non è mai finito tra le crepe delle screpolature, o comunque non è mai rimasto il pigmento, no, a evidenziare queste aree più aride. E secondo me è un gran bel fondotinta, è un fondotinta davvero meraviglioso. È da tantissimo che io non provavo un fondotinta che mi piacesse così tanto. A livello di tenuta, abbiamo un fondotinta con una buona tenuta, per essere così leggero, per essere idratante, per essere sottile, avere poca coprenza ed essere così luminoso. Io trovo che si comporti molto bene a livello di durata. Ecco, magari non mi sento di confermare le 12 ore di tenuta inalterata che sono indicate sulla confezione, però ve lo portate davvero fino a fine giornata senza problemi. Ovviamente perde un po' di intensità col passare delle ore, sbiadisce un po', se così possiamo dire, però non è un fondotinta che va via a macchie o che vi lascia zone del viso scoperte o che va via in modo non uniforme o disomogeneo. Ecco, trovo che svanisca un pochettino, perda un pochettino di intensità progressivamente, come è giusto che facciano anche i prodotti di make-up, no? Sapete che io non ho una grandissima pretesa a livello di durata, spesso durata significa anche alta coprenza, spesso durata significa anche texture più pesante, più asciutta, meno luminosa. Quindi quando io ottengo con un prodotto leggero e luminoso questo tipo di tenuta, per me non c'è niente da eccepire. Detto ciò, senza troppi giri di parole, mi sembra anche di essere entrata subito nel vivo della questione di avervi detto cosa penso di questo fondotinta, vi devo dire un'altra cosa molto importante e che non dico a cuor leggero. La prima volta che ho erogato questo fondotinta sul dorso della mano e che l'ho applicato sul viso, a me è venuta in mente subito una cosa, e questa cosa si chiama Charlotte Tilbury Light Wonder. Ora,
Non voglio urlare al miracolo, non voglio assolutamente dirvi che questo DC Seido sia il sostituto perfetto, che sia il dupe esatto, che sia il doppione, perché no? Se dobbiamo fare una classifica, se fossimo alle Olimpiadi, il primo posto sarebbe sempre del Light Wonder di Charlotte Tilbury come fondotinta migliore della mia vita. Ma dato che il Light Wonder purtroppo è fuori produzione e dato che fino a questo momento, nonostante io abbia passato la mia intera esistenza a provare fondotinta luminosi e leggeri, io devo dirvi che questo qui di Shiseido è il primo fondotinta che secondo me può rappresentare un degno sostituto del Light Wonder, che ovviamente vorrei poter avere di nuovo nella mia vita. Ho qualche flacone di scorta, lo sapete, ma purtroppo non si può più comprare questo fondotinta. E quindi eravamo rimasti, insomma, sia io che voi, perché so che anche tanti di voi negli anni si sono appassionati a questo fondotinta, e siamo rimasti orfani, no? E devo dire che ora che so che esiste lui, riesco a gestire meglio il lutto, ok? È davvero un fondotinta che dà un effetto similissimo, davvero similissimo. È molto simile a livello di texture, è molto simile a livello di peso, di coprenza, di finish sul viso, di tenuta. Secondo me è davvero, davvero un ottimo sostituto. E appunto, contando che Light Wonder ormai abbiamo detto sayonara, provate questo. Avete finito il vostro flacone, non avete fatto scorta, avreste sempre voluto provare questo fondotinta, ma non avete fatto a tempo. Provate questo, perché secondo me, se vi piace il Light Wonder, non può non piacervi questo qui di Shiseido. Tra l'altro trovo che abbia una gran bella gamma colori, decisamente più ampia di quella del Light Wonder. Tra le altre cose, ha sottotoni veramente di tutte le tipologie, quindi credo che possiate facilmente trovare una tonalità che possa fare il caso vostro. E niente, io sono veramente molto molto colpita da questo prodotto. Ci ho messo un bel po' a parlarvene perché ho voluto testarlo bene, non tanto per potervi dare la mia review più approfondita, perché dopo che l'ho provato per la prima volta mi ero già fatta un'idea, cioè un fondotinta sul quale non ho avuto bisogno di ragionare, perché per me era chiaro che fosse un gran bel fondotinta da subito. Ho voluto provarlo con calma, ripetutamente, nel corso di questo mese, perché volevo davvero potervi dire se c'è comparazione tra i due, se c'è questa similarità, e posso confermarvi che sì, c'è. A livello di colorazione, vediamo, perché io non ho fatto un check, però secondo me a livello di tonalità, mi metto di qua che ho la mano pulita, il 340 Oak, che è quello che ho io, potrebbe essere molto simile al 6 del Light Wonder, che è un sottotono olivastro, intensità media. Ed è quello che io usavo nelle mezze stagioni. Allora, questo è il 6 di Charlotte Tilbury. Questo è il 340 di Shiseido. No, è comunque un... Allora, il sottotono, non so se lo vedete, è molto simile. È olivastro anche il 6. Però questo qui è un mezzo tono più scuro. Un pochettino più scuro. Quello che ho preso, tonalità Alder, che arriverà penso la prossima settimana, dovrebbe essere molto simile al 4.5, che è quello che io usavo del Light Wonder durante l'inverno, che però non ha un sottotono olivastro, ma un semplice sottotono dorato. E niente, ragazzi, questo è quanto. Video veloce perché non ho tante considerazioni da fare. Cioè, di solito quando parlo di un fondotinta sto a parlarne 10 ore, ma è un gran bel fondotinta. Che altro posso dirvi? Io consiglierei questo fondotinta a tipologie ben precise di persone o per chi ha gusti ben definiti. Questo secondo me non è assolutamente un fondotinta universale o jolly, ma come dicevo prima, dovete cercare coprenza bassa, dovete cercare un finish molto luminoso. Se avete la pelle secca, disidratata o normale, secondo me questo è un fondotinta che può andare bene. Ma se già avete la pelle mista, secondo me siamo too much, perché vedete che c'è un bel po' di riflessione della luce, cioè è un fondotinta che è borderline tra il luminoso e il glossy. Non è di quelli che rimangono unti, bagnati o appiccicosi, ma non è neanche uno di quelli che si asciugano completamente sul viso, essendo un fondotinta idratante, comunque rimane
no, non in superficie, però rimane la sensazione di avere qualcosa, di avere uno strato idratante sulla superficie della pelle, che per me non è assolutamente fastidioso, però se vi piacciono i fondotinta asciutti, lunga tenuta o satinati dal tocco quasi secco, quasi polveroso, ecco, questo è diametralmente l'opposto. Quindi secondo me va un attimo calibrato bene l'acquisto in base al vostro tipo di pelle e ai vostri gusti, però a me piace veramente veramente tanto e sono contenta finalmente di potervi dare un'alternativa al Light Wonder che, ripeto, rimane sempre il mio numero uno perché ha una marcia in più, ha quel qualcosa in più, oltre che essere, secondo me, esteticamente molto più gradevole, ma quella è un'altra storia. Non voglio che sembrino le solite frasi fatte, però su Instagram ricevo davvero spesso messaggi da parte vostra, dove mi chiedete alternative al Light Wonder. E fino a un paio di giorni fa ho sempre risposto non ho un'alternativa perché non avevo mai avuto un'alternativa. Ho provato per anni fondotinta leggeri luminosi, ma nessuno era mai la stessa cosa, né a livello di formula né a livello di effetto sul viso. E per dire, questa settimana di richieste di questo tipo le ho contate, ne ho ricevute 8, cioè 8 messaggi su alternative al Light Wonder e sono contentissima che da questo momento avrò finalmente un prodotto alternativo da consigliare. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che possa avervi dato uno spunto interessante, che possa avervi aiutato a trovare il prodotto che fa al caso vostro. Se anche voi siete fan, innamorati, sfegatati come me del Light Wonder, insomma, sapete quanto vale un video del genere. Se l'avete già provato, fateci sapere, soprattutto se avete tipi di pelle diverso dal mio, sarebbe utile, insomma, avere feedback diversi. Lasciate un pollicione qua sotto e se non l'avete ancora fatto, cliccate su questo bottone per iscrivervi al canale. Io vi mando un bacione grande, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!